martire Lucia nacque in Siracusa, sul finire del III secolo, da ricca e nobile famiglia. Ancora bambina, perdette il padre, rimanendo sotto la custodia della madre Eutichia. Eutichia soffriva da molti anni un flusso di sangue così ostinato che aveva fatto ingenti spese per consultare medici senza ricavarne nessun giovamento. L'amorosa figliuola le stava sempre a fianco, prestandole i servigi più delicati e le cure più affettuose. Un giorno, ispirata dal cielo, le disse: «Madre, se nulla più ci resta sperare dai soccorsi umani, perché non andiamo a Catania per implorare la grazia del sepolcro della beata Agata?» Nel febbraio dell'anno 304, madre e figlia si recano a Catania. Il 5 febbraio, giorno sacro a Sant'Agata, arrivano a Catania e, recatesi al sepolcro di Sant'Agata, udirono leggere il Vangelo. Lucia e la madre, avvicinatasi al sepolcro, si inginocchiarono, pregando la martire. Lucia fu presa da una visione e vide in mezzo a schiere di angeli Sant'Agata, che rivolta a lei le diceva: «Lucia, sorella mia, Vergine di Dio, perché domandi a me quello che tu stessa puoi concedere? La tua fede ha giovato a tua madre ed ecco che è divenuta sana». Ritornata a Siracusa, Lucia, per ringraziare il Signore per la guarigione della madre, decide di dare tutta la sua dote ai poveri e di consacrarsi così come era nel suo cuore a Dio. E avendo cominciato a vendere le sue sostanze e a fare la distribuzione ai poveri, ne pervenne la notizia alle orecchie di un giovane che desiderava la mano di Lucia, il quale, vedendosi deluso nelle sue speranze, per vile vendetta la denunziò come cristiana al prefetto di Siracusa, Pascasio. Era l'anno 304. Il feroce imperatore Diocleziano e Massimiano avevano emanato un editto di sterminio contro i cristiani e in tutto l'impero i seguaci di Cristo morivano tra i più feroci tormenti. Lucia, già matura per il cielo, vide avvicinarsi anche per lei l'ora del combattimento desiderato. Presa dai soldati e condotta dinanzi al tribunale di Pascasio, si mostrò serena e lieta in volto. Il prefetto, sapendo che essa apparteneva a nobile famiglia e vedendo che era giovanissima di una rara bellezza, la trattò dapprima con buone maniere, consigliandola a lasciare la superstizione cristiana ed a offrire incenso agli idoli pagani. La rimproverò pure perché sciupava la dote che poteva servire allo sposo. Lucia disse: «Io sono cristiana e non adoro false divinità, ma il vero Dio che sta nei cieli, creatore del mondo, e Gesù Cristo che ci ha redenti. In quanto poi alla mia dote, io sola ne posso disporre, perciò con tutto il cuore l'ho distribuita alle vedove, agli orfani, ai poveri e ai ministri di Dio. Io ho posto al sicuro il mio patrimonio e il mio corpo non conosce l'impurità. Voi invece siete schiavi della corruzione del corpo e allontanate le anime degli uomini dal Dio vivente per farle servire al diavolo e agli angeli suoi, preferire le ricchezze passeggere ai beni eterni». Pascasio, cieco dalla rabbia, le disse: «Queste belle parole cesseranno quando verremo ai tormenti». «Le parole di Dio non cesseranno mai», rispose Lucia. «Tu dunque sei Dio», rispose quegli. «E Lucia, io sono la serva del Dio eterno, il quale ha detto: quando sarete condotti dinanzi ai re e ai principi, non vi date pensiero dal come di ciò che dovete dire, perché non siete voi che parla, ma lo Spirito Santo che parla in voi». Pascasio disse: «Dentro di te c'è dunque lo Spirito Santo?» E Lucia rispose:
L'Apostolo dice: coloro che vivono castamente e pienamente sono tempio di Dio e lo Spirito Santo abita in essi. E Pascasio in tono minaccioso: ti farò condurre in un luogo infame dove sarai costretta a vivere nel disonore e così lo Spirito Santo fuggirà da te. La Vergine, nella sua calma, rispose ancora: non viene deturpato il corpo se non dal consenso della volontà. Se tu comandi che io subisca una violenza contro la mia volontà, la mia castità avrà il merito di una doppia corona. Pascasio, confuso e adirato, ordinò che si trascinasse la Santa Vergine in un luogo infame, radunando per maggior vergogna tutto il popolo. Ma avvenne un grande prodigio. Lo Spirito Santo diede a Lucia tale immobilità da non poterla quelli rimuovere. Vi provarono i più robusti soldati, ma Lucia resta ferma. La legano ai piedi e alle mani con delle corde e incominciarono a tirare tutti insieme. Ma quella rimane incrollabile come un monte. Pascasio, furibondo, dà ordine di far venire un paio di buoi. Sforzi inutili. Quegli animali non riescono a smuovere la Vergine di Cristo, che lo Spirito Santo mantiene immobile. Pascasio, sempre più cieco dalla rabbia, le grida: quali sono le tue arti magiche? La santa rispose: queste non sono arti magiche, ma è la potenza di Dio. Ma quegli diventa maggiormente furibondo e ordina che sia acceso un gran fuoco attorno a lei e che vi si getti pesce e resina, olio, affinché la Vergine sia consumata al più presto. Vano tentativo anche questo. Le fiamme ardono, ma non toccano la Santa Martire, la quale, sorridente alla letizia degli angeli, canta inni al Signore. Gli amici di Pascasio la tolgono di là per finirla col pugnale. Mentre il carnefice si accinge a vibrare il colpo fatale, Lucia, piegate le ginocchia, prega e dice agli astanti: fra breve sarà data pace alla Chiesa di Dio. Diocleziano e Massimiano cadranno dall'impero e finiranno miseramente. Come la città di Catania ha in venerazione Sant'Agata, così anche voi onorerete me per grazia del Signore nostro Gesù Cristo, osservando di cuore i comandamenti di Dio. Dette queste parole, cadde trafitta e l'anima generosa volò verso Gesù con il suo sposo divino. Era il 13 dicembre 304, giorno che fu assegnato a caratteri d'oro nella storia di Siracusa e della Chiesa Cattolica. Scusi, vamos avanti.
Fermo! Dice passa via! Il diavolo della sabbia.